Ed ora ci spostiamo nel Reatino, ad Antrodoco, dove in questo fine settimana si svolgeva la festa dell'autunno. Balli e canti tradizionali faranno da sfondo alla degustazione del marrone, specialità locale. Il servizio è di Lisa Marzoli. Il paese di Antrodoco si trova nella provincia di Rieti, quella più montagnosa e ricca di castagneti. Il prossimo weekend festa d'autunno con i tipici marroni. In questo stand tantissimi prodotti locali, ad esempio queste bellissime olive. La Carboncella antrodocana, che produce un olio estremamente delicato da un bassissimo tasso di acidità. E poi i marroni, ecco, hanno una forma molto particolare perché sembrano quasi un cuore, sono più grandi e più dolci delle castagne normali, ma non solo. Sì, sono più delicati, contengono una vitamina C che equivale quasi a quella dell'arancia e del limone, per cui diciamo è il top di questo periodo, la vitamina C serve moltissimo. Quindi sono anti-influenzali? Sono anti-influenzali, sì. Noi ne produciamo circa 3.000 quintali tra Antrodoco, Borgovelino, Castel Sant'Angelo e Micigliano, che siamo i produttori del marrone antrodocano. Nel paese esiste anche un bar specializzato in produzioni alla castagna. Facciamo gelato di castagna, castagne e fighi, sapori d'autunno che comprende mandorla, castagna, noci e poi crostate di cioccolato, crostata con marmellata di castagne, bacetti con pasta di castagne glassati. Ad Antrodoco il marrone non è un elemento folcloristico ma una vera risorsa economica. Tutti i marroni che vengono raccolti dai produttori locali vengono portati in questa cooperativa. Qui cosa succede? Appena i soci conferiscono il prodotto, noi lo mettiamo in acqua per circa 7 giorni. Perché? Perché in 7 giorni in acqua fanno in modo che la castagna, che il marrone, successivamente non si rovini, quindi si mantenga molto più a lungo. Qui vedo vari tipi di castagne, più grandi, più piccoli. Le dividete? Sì, noi le dividiamo in una macchina dove ci stanno dei vagli e fanno la selezione tra la grande, la media e la piccola. E per le farine quali si usano? Per le farine normalmente si usa la più piccolina, mentre la grande e la media vengono utilizzate direttamente come caldarroste. La castagna appassiona anche i più piccoli.